Il distretto pretese, nonostante la pesante crisi del settore tessile sommata a quella della pandemia, ha registrato nel primo semestre del 2021 un livello di occupazione del 68,4%, 10 punti in più rispetto alla media nazionale e 2 punti rispetto a quella regionale. Il tasso di disoccupazione invece è inferiore del 3% rispetto a quello nazionale e leggermente migliore rispetto a quello toscano. La fotografia è stata scattata dal Centro per l'Impiego di Prato, che ha evidenziato come il distretto abbia saputo reagire in modo più dinamico e tempestivo rispetto ad altre realtà. Secondo i dati Istat, i disoccupati sono 8.000 e a essere più penalizzati sono i giovani, con un tasso di disoccupazione del 28,2%, 2 punti in più rispetto alla Toscana, e le donne con un tasso dell'8,6%, 1 punto percentuale in più rispetto alla media regionale. Gli occupati sono 117.000 e gli avviamenti al lavoro, secondo i dati del centro, sono cresciuti del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A Prato, nel primo semestre dell'anno, la tipologia di contratto più diffusa è quella a tempo determinato. I destinatari sono in prevalenza uomini. Per quanto riguarda i settori, ad assumere maggiormente l'abbigliamento, seguito dai servizi, la pubblica istruzione e la sanità, distanziati ci sono il tessile e le costruzioni.